Da cominciamo. Ecco. Sì, se stai dentro due minuti, perché sennò ci si appassiscono qua i ragazzi. No, la mia è solamente un intervento proprio per passare la palla ai relatori. Allora, in queste settimane, intanto nell'Eurozona tutti gli enti, cioè ad esempio, voi lo sapete benissimo, no? Un posto sanitario lo sa questa cosa, e ci sono dei limiti di bilancio. Anche i relatori, anche le persone che hanno parlato prima di me hanno parlato di limiti di bilancio. E però esiste un ente che non ha alcun limite di bilancio. Questo ente si chiama Banca Centrale Europea, la quale ha varie filiali nei vari stati dell'Eurozona. La filiale italiana si chiama Banca Italia, quindi non è un ente autonomo, ma è una filiale della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea in queste settimane sta spendendo 1.000 miliardi dicendo alle multinazionali in giro per il mondo: ragazzi, se voi avete dei bond aziendali da venderci, vendeteceli. Quindi cosa è successo? C'è stata una corsa da parte delle multinazionali statunitense a dare questi bond alla Banca Centrale Europea e ricevere in cambio euro freschi. Allora qualche economista è andato sul Corriere della Sera e ha detto: vabbè, ma visto che la Banca Centrale Europea sta dando tutti questi bei miliardi alle multinazionali degli Stati Uniti, no? Perché allora non destinare una frazione di questi soldi qui che sta dando ai disoccupati europei, ad esempio finanziando un lavoro? Poi si può discutere sull'orario, così, però nella proposta era 7 euro all'ora per 35 ore alla settimana, okay? Che alla fine sarebbero circa un 800 euro al mese, okay? Non è tantissimo, ma non è neanche pochissimo, okay? Ecco, la mia domanda ai relatori è: come facciamo, visto che ormai praticamente questo significa che lo Stato qui nell'Eurozona è diventato la Banca Centrale Europea, perché è l'unico ente che non ha limiti di finanziamento, a rendere questo ente responsabile delle sue azioni? Cioè, come facciamo a dirgli, noi cittadini o i rappresentanti nostri, a dire a questa istituzione: usa le risorse per i disoccupati e non per darle alle multinazionali degli Stati Uniti? Grazie. Niente, io comincerei la discussione sulla Costituzione, la controriforma costituzionale con la legge elettorale e quant'altro, e come si manifesta il nuovo disegno dell'Italia dopo questa cagata qua. Allora, noi oggi siamo qui a parlare di resistenza. Il punto è che la resistenza aveva un nemico che era identificato facilmente. Era chiaro chi era allora, chi comandava e chi ci stava imponendo un certo tipo di violenza e un regime. Oggi il vero problema ed il vero dramma di questa situazione è che si è perso di vista chi è il nemico. Cioè, ci distraiamo in mille cose. Giustamente attacchiamo i nostri governi, i parlamentari, attacchiamo Renzi e compagnia bella, ma perdiamo di vista il fatto principale, che il nemico in questo momento è la dittatura, sta a Bruxelles. È l'Unione Europea il problema. Perché? Che cosa è successo in realtà? Già i nostri padri costituenti avevano chiaro una cosa: fascismo e nazismo erano nati in virtù di un preciso modello economico, che era il modello neoliberista, che aveva causato delle crisi cicliche di tale violenza, una tale emergenza di disoccupazione, una tale sofferenza, che la risposta in alcuni paesi fu esattamente queste politiche nazionalsocialiste. Cioè, purtroppo i cittadini a quel punto accettarono e appoggiarono sostanzialmente delle dittature, ma perché avevano al centro il sociale, dittature che si contrapponevano in effetti con forza al modello economico neoliberista. Tant'è vero che Gustavo Ghidini, un nostro padre fondatore, nel 1947 ricostruisce perfettamente, laddove si stava discutendo il modello economico costituzionale, la causa della Seconda Guerra Mondiale,
individuata espressamente in un mercato lasciato libero da ogni tipo di coordinamento e di controllo democratico. Perché Ghidini ricordava, ma lui come tanti altri, come Aldo Moro e tanti altri, ricordava soprattutto che il potere economico lasciato completamente libero, quindi l'egoismo lasciato libero, anche se a un certo punto economicamente può anche funzionare, può essere più vantaggioso di altre soluzioni, in definitiva acquisisce un potere tale che alla fine schiaccia la democrazia, per forza, perché a quel punto si ha un accentramento tale di capitale, di forza economica concreta, che le democrazie soccombono. Al che si è concepito un modello costituzionale preciso, finalizzato a evitare il ripetersi di questa sciagura. Ma purtroppo ci siamo persi di vista un nemico che ha saputo riorganizzarsi negli anni, riassestarsi e immediatamente, praticamente immediatamente caduto quello che era il muro e quindi la situazione della contrapposizione dei due blocchi, quando non c'è più stato bisogno di dimostrare che il modello occidentale era superiore anche sul welfare rispetto al modello comunista, ecco fatto che è partita la fase di restaurazione. Quindi arriva Maastricht e arriva tutta una serie di trattati dove si codifica a tutti gli effetti una nuova dittatura. Dittatura che è scritta nelle norme, perché io dico sempre che qualsiasi giurista